Oggi questo video lo voglio iniziare così. Venite con me. Adesso siamo in macchina, ma poi, siccome dobbiamo andare a ritirare dei prodotti che mi sono arrivati tramite Amazon, dei quali poi faremo l'unboxing, prodotti interessanti per il camper, via questa mascherina, vi porterò con me oggi e andremo a ritirarli. Tanto andiamo al camper che devo pranzare, e dopodiché verrete con me a ritirare questi articoli, dei quali poi ne discuteremo dopo. A fra poco. Motore 4, 5 allo spegnimento e via della Gran Premio Australia che scatta adesso con un buono spunto da parte di Lewis Hamilton, ma ottimo! Gomma adesso la posteriore sinistra. Lewis Hamilton, Verstappen si fa vedere. Gli prende tutta la scia dentro. Adesso vado a prendere il bus che ovviamente era là adesso e l'ho già perso, ma tra un 10 minuti, 12 minuti ce ne sarà un altro. Biglietto del bus che ovviamente qualcuno dice: ma fai il biglietto? Certo. E anche biglietto treno fatto, e adesso in stazione aspettiamo il treno che arriva da di là per andare di là. Arrivato a Como. Oh, con tutta questa gente mi sembra quasi a Como di essere un turista. E da buon blogger eccomi in ascensore. Arrivato. Per cosa ero venuto a Como a prendere un pacco del quale poi faremo l'unboxing. Ma ditemi una cosa, sono arrivato con un bus, con un treno e mo torno a casa con una macchina che sembra un magazzino. Ma vi sembra possibile? Ma vi sembra possibile? Il mio risveglio di oggi tra elicottero e giardinieri. Vabbè, vorrà dire che è venuto il momento di alzarmi e fare qualcosa. Ah, volevo farvi vedere cosa uso per mangiare. Queste tovagliette comodissime, meglio della tovaglia, pratiche. In camper io uso queste, eccezionali, economiche, pratiche, si piegano e si mettono via. Allora, anche il rifacimento del letto non deve diventare uno stress, basta utilizzare poca roba, ovviamente lenzuolo, un piumino che adesso abbiamo già ridotto a essere un po' più leggero. Allora, qualche tempo fa qualcuno mi ha detto, mi aveva chiesto di commentare pregi e difetti di Puffetto. Puffetto, abbiamo visto, ho fatto uno short che difetti non ne ha, o meglio ne ha pochissimi, però c'è un difetto riguardo degli accessori che secondo me sono un po'... Io ho voluto strariempirlo di prese USB e questo è il risultato, nel senso che ho messo un po' dovunque, solo qui nel letto, due prese USB. A parte il lavoro fatto qui, che fatto un po', ecco, lasciamo perdere, con questi segni un po' nel legno, è vero che questi hanno addirittura la luce blu, una cosa pratica di notte e che si possono oscurare praticamente chiudendoli. Il problema è che quando io di notte tengo attaccato il telefono, la luce blu è un'illuminazione costante, sempre questa luce blu. Ok, mi ricorda i tempi del militare, i tempi della caserma, però devo dire che diventa un po' una luce blu. Luce blu vuol dire solo cori. Allora, abbiamo fatto un'altra attività che si fa in camper tutti i giorni e anche più volte: la sistemazione della cucina, lavaggio di quelle che erano le stoviglie usate, sistemazione e pulizia. Pulizia del camper, quindi aspirazione
di quelli che sono i residui della giornata e adesso, molto importante, scenderemo a pisciare il cane. Questa è un'altra cosa che faremo. Dopo devo sostituire la bombola perché, vabbè, non la uso più per il riscaldamento, ma per il gas mi serve ed è finita e quindi vado a sostituirla. Il carico e scarico l'acqua, quello ve l'ho già fatto vedere in un altro video e quello vi invito sempre ad andarlo a vedere. Poi oggi vi farò vedere anche un'altra attività, che è questa, che riguarda il mio lavoro, questo apparecchietto qua. Ma volendo fare una piccola riflessione, si lavora e ci si tira sempre dietro problematiche, ci sono tante cose da fare, ma il giorno di riposo, che deve essere santo, il giorno di riposo, quando si è a casa, lo si deve occupare in mezzo al cemento, in mezzo alla strada o comunque nel casino di tutte le preoccupazioni. Non che così non se ne abbiano, ma è impagabile questo o no? È impagabile, ci vuole molto? Ci vuole solo volontà e voglia di farlo. Oh, eccoci. Pensate che questo sia il posto giusto? No. Sì, dai, perché no? Una bella panchina. Sì, ma va bene per la sesta pomeridiana. Sì, vabbè, è un unboxing, mica una partita di calcio. E poi a me il calcio non piace neanche. Vabbè, ma dove... cosa vi ho detto? Il treno. Quando devi parlare, passa il treno. Sembra fatto apposta. Dovrei fare i video con gli orari dei treni. Sì, ma di quelli Lugano-Paradiso e Paradiso-Lugano. Altrimenti rimarrei sempre fregato. Vabbè, ma dove lo facciamo questo video, questo unboxing? Adesso sembra che debba aprire chissà che cosa. Ovviamente, scusate, dove pensate ci sia posto migliore per registrare un video se non su Puffetto? Vabbè, potevamo pensarci prima. E la forbice. Eccoci qua. Questo è dalla Mughiera. Ah, questi sono i biscotti senza zuccheri, che è una ditta del Bergamasco che produce biscotti e comunque tutti i prodotti dolciari per diabetici. Questo è un accessorio che cercavo già da tempo e avevo necessità di averlo anch'io. Finalmente ce l'ho ed è praticamente una presa elettrica per esterno, ovviamente. Poi vi farò vedere come si monta, perché tanti di voi magari non sono abili con l'elettricità. E oltre ad avere l'attacco per il camper, quindi l'ingresso al camper, ha anche la possibilità dell'asciuco esterna. Sciuco che si può ovviare con quella riduzione che poi porta alle tre prese. Poi arrivo a un altro interessante articolo che io ho visto da un youtuber che seguo, che è Nazario Nesta. Da lui ho preso spunto per la lampada frontale. Io avevo questa lampada frontale, semplice, dignitosa, comunque senza nessun problema, con batterie sostituibili, luce ne fanno e tutto. Ho voluto sostituirla con questa luce frontale più performante, magari anche di più di quello che sono i miei interessi o comunque quello che devo fare io, perché mi potrete dire allora devo andare a fare lo speleologo, però con la possibilità di mettere le batterie, di poterle ricaricare in porta USB, che qui come abbiamo detto ne abbiamo di ogni di porta USB, e utilizzare di notte per dei lavori esterni dove non c'è luce, oppure portare in giro il cane, oppure comunque andare al bagno nei meandri. E quindi ho voluto, diciamo, farmi un regalo. Di questa farò una recensione e di questa ringrazio lo spunto da Nazario che me l'ha dato lui. Doveva arrivarmi anche un altro pacco che purtroppo SDA ha avuto difficoltà a consegnare, perché pare che io li faccio arrivare a Como, a casa di mia madre, e mia madre purtroppo
ieri era fuori e il Corriere non è riuscito a consegnarle, e dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e vi dico soltanto che è un altro accessorio che utilizzerò qui nel camper e ve lo farò vedere appena avrò l'occasione. Niente. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio di aver seguito questo vlog, questa mia giornata tipo e spero di essere stato interessante. Non vi dilungo, del canale sapete cosa dovete fare, dei video fatelo pure e niente, ci vediamo. Ciao belli!